Comics, domenica da tutto esaurito, oltre 100.000 persone in centro storico per il terzo giorno della manifestazione, code nella zona sud della città. Arriva la notte di Halloween, tutto pronto per la grande festa del 31 ottobre a Borgo a Mozzano, al termine di una 3 giorni dedicata all'horror e al divertimento. Unplugged Festival si veste di gotico, successo per Aspettando l'alba dei morti viventi, appuntamento d'apertura della Kermesse al Ciocco di Castelvecchio Pasco. Lo sport, Lavagnese cancella un povero Givi Borgo, la squadra di Amoroso affonda al cospetto della vivace formazione Ligure, in vantaggio con Russo, il Givi subisce la rimonta degli ospiti e sprofonda all'ultimo posto. L'Urlo di Muglia rilancia il CGC, sofferto successo dei bianconeri che piegano 3-2 un ostico Giovinazzo. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi, in apertura il terzo giorno di Lucca Comics e Games, la super domenica che ha registrato il tutto esaurito in centro storico, oltre 80.000. Venduti tutti gli 80.000 biglietti a disposizione, oltre 100.000 persone in città. Vediamo il servizio di Lorenzo Bertolucci. La domenica dell'invasione, la giornata del tutto esaurito, come da previsioni. Ecco Lucca Comics and Games 2016 in tutto il suo splendore di visitatori ed eventi. La terza giornata del festival, ancora baciata dal sole, ha rispettato tutte le attese. Tra le novità di questa edizione che hanno permesso di decongestionare l'area Games del padiglione Carducci spicca la nuova zona dedicata al videogioco allestita in San Romano, l'Electronic Sport League Arena. Tra le ultime novità in campo di hardware, software e tornei di gioco, la realtà virtuale è sicuramente il futuro del settore. Questa è la versione ideata e sviluppata da Intel per chi preferisce il PC alla console. Lucca Comics ormai da molti anni significa cosplay, non solo quelli che invadono di colori e allegria il centro storico, ma anche e soprattutto quelli che lavorano un anno intero per sfidarsi sul palco dell'area music per il titolo del Lucca Cosplay Contest. Tra eroi dei fumetti, dei videogiochi e della letteratura fantasy, la gara ha visto impegnati decine e decine di ragazzi e ragazze arrivati da tutta Italia, ma anche giovani, anzi giovanissimi. La terza giornata di Lucca Comics è stata anche l'occasione per lanciare la seconda edizione di Collezionando, manifestazione dedicata allo scambio dei fumetti e degli altri sogni di carta, in programma il 18 e 19 febbraio 2017 al Polo Fiere di Sorbano del Giudice, organizzata da Comics and Games e Anafi. Un doveroso passo indietro a sabato sera, quando sul palco del Music and Cosplay è salita Cristina D'Avena. Amica del festival da tantissimi anni, anche lei è stata chiamata a lasciare le proprie impronte sul cemento per la nascente Hall of Fame dei più grandi artisti del mondo del fumetto, del gioco e dell'illustrazione. Poi l'atteso concerto per 2 ore sotto il segno della musica e delle sigle dei cartoni animati più amati da tante generazioni. E andiamo a vedere che cosa è accaduto fuori dalle mura nel terzo giorno di Lucca Comics e Games. Per i comics è stata la super domenica, quella del tutto esaurito. La mattina è iniziata con gli arrivi in massa dall'autostrada. Come ormai consuetudine, Viale Europa è stato chiuso ad intermittenza per deviare le auto sul parcheggio del Polo Fiere. Si è quindi formata una lunga coda regolata dalla Polizia Municipale che dall'uscita dell'autostrada è arrivata fino a Sorbano. Da qui, per gli appassionati, nuova lunga coda, stavolta a piedi, per salire sulle navette dirette in città. Il traffico, come era inevitabile, ha fatto sentire la sua pressione massima sulla zona sud di Lucca. Per il resto, come era accaduto sabato, ci sono state code e rallentamenti, senza però mai arrivare al blocco completo della circolazione. In zona stazione coda alla biglietteria, ma tutto sommato abbastanza scorrevole. E una volta ottenuto il sospirato braccialetto, i cosplayer hanno potuto incamminarsi verso i varchi di accesso al centro storico.
Di nuovo sosta selvaggia senza limiti su marciapiedi e strade e ancora una volta dietro al Palatucci. Stavolta anche con un nutrito gruppo di parcheggiatori abusivi che invitavano gli automobilisti alla sosta, ovviamente abusiva anche quella. Nel quartiere di Sant'Anna le auto parcheggiate in mezzo alla strada hanno formato uno spartitraffico lungo via Togliatti, costringendo le auto provenienti da via Mancini a percorrere un tratto contromano. Infine coda infinita di autobus turistici parcheggiati su viale Luporini, con buona parte della carreggiata occupata. Per molti turisti fine di giornata un po' pericolosa sul ciglio esterno delle mura urbane, in attesa del gran finale con le giornate di Halloween e del 1° novembre. La cronaca: Forte dei Marmi, brutta avventura per un deltaplanista brasiliano di 49 anni che è caduto nel campo da tennis di una villetta in via Mazzini, riportando traumi di media gravità. L'uomo era partito con il suo deltaplano dalla spiaggia di Forte dei Marmi ed è bruscamente atterrato nel campo da tennis con il suo mezzo, cadendo da un'altezza di circa 15 metri. È stato portato a Cisanello dall'elisoccorso Pegaso in codice giallo e non è in pericolo di vita. Torniamo a parlare delle feste relative ad Halloween, perché è tutto pronto a Borgo a Mozzano appunto per la tradizionale festa di Halloween la notte del 31 ottobre. Quest'anno però a Borgo a Mozzano Halloween si festeggia con una serie di eventi. Il primo evento di questa serie è andato in scena sabato sera. Successo per la prima delle tre serate che Borgo a Mozzano dedica all'evento Halloween Celebration. Oltre 30 le famiglie di vampiri che hanno partecipato alla Notte Nera, che si è svolta sabato nel centro storico. Lungo le vie era facile imbattersi in gruppi in costumi horror, magari alla ricerca di indizi per risolvere i quesiti che gli organizzatori avevano preparato per i partecipanti. Si è trattato infatti di un gioco interattivo che ha coinvolto gran parte del paese. Un inizio veramente splendido con la Notte Nera, 8ª edizione, tantissimi partecipanti, 35 gruppi di gioco, più di 150 giocatori, un grande successo. Però ovviamente noi attendiamo lunedì, il 31, con Halloween Celebration, dove sono previste tantissime persone, con la grande novità della Zombie Street, ma anche i grandi classici di Luci da Manzi, i fuochi d'artificio sul ponte del diavolo, il passaggio del terrore. Che dire, attendiamo, il tempo è bello e quindi siamo felici di attendere, siamo nell'ottica di una bellissima serata. Il 30, una novità assoluta, primo festival della non vita cosiddetto, con persone mascherate da zombie che gireranno nel paese, e il 31 si inizia il pomeriggio con spettacoli per i bambini, per le famiglie, e si prosegue con la più grande Halloween festa d'Italia fino a tarda sera. Era legato a Lucca Comics e Games il primo evento dell'Unplugged Festival al Ciocco di Castelvecchio Pascoli. Vediamo. È partita all'insegna del gotico e del glamour la terza edizione di Unplugged Festival d'autore al Ciocco di Castelvecchio Pascoli. Tanti giovani provenienti da Lucca Comics e dalla Valle del Serchio che hanno partecipato alla serata Aspettando l'alba dei morti viventi, promossa in collaborazione con Lucca Comics e Games in occasione del 30° compleanno del celebre fumetto Dylan Dog. Per l'occasione l'auditorium del Ciocco è diventato una grande discoteca. L'evento ha riscosso un successo quasi inaspettato ed ha visto protagonista DJ Taiwan, uno dei più famosi e talentuosi DJ della scena hip hop italiana. Al di là dell'evento dedicato a Lucca Comics, sono partite le prevendite dei biglietti per le altre 4 date dell'Unplugged Festival, a partire dal concerto di Ron, con tutti i suoi più grandi successi e l'omaggio a Lucio Dalla, in programma sabato 19 novembre. È tutto per questa prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.